raccomando, quello che conta è che tutti voi portiate in giro il messaggio di innovazione che Roberto Cota ha. Perciò da domani, anzi da stasera, io non so cosa fate stasera, io vado a Omegna, quando partirò andrò a Omegna per una cena, quando arriverò a Omegna, andrò ad una cena di giovani padani del VCO, e ormai siamo in pista tutti i giorni. Allora quello che io vi chiedo è di andare dagli amici, dai parenti, dai conoscenti, a far capire loro quanto è importante questo momento storico, perché stiamo passando in un momento della nostra vita che non so se avremo mai occasione di ritornarci. Abbiamo la possibilità finalmente di creare una nuova classe dirigente, perché non so se avete visto sulla stampa ieri quelli che potranno essere i membri della squadra di Roberto Cota quando Roberto Cota sarà presidente, gli assessori, ma Elena Maccanti, l'onorevole Elena Maccanti di Torino, probabilmente andrà a fare l'assessore, il consigliere regionale, perché sarà messa nel listino. Lei è una persona splendida, è una persona capace, è una persona che ha contatto con la gente, che ha seguito da vicino e sta seguendo da vicino tutto il lavoro di Roberto Cota, così come Mario Carossa, così come il vicepresidente della provincia di Vercelli, Paolo Tiramani, il più giovane vicepresidente di provincia d'Italia ed è della Lega, così come qua il capogruppo ad Asti, Andrea Fassino, che viene dal Movimento Giovani Padani. Perciò tutto questo meccanismo, tutto questo modo di vedere il nuovo che avanza, e questo è la risposta, è una sola, la risposta è quella di Roberto Cota, che sta entrando in sala, sembrava farlo apposta. Roberto, 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 perfetto, ok, adesso lascio la parola subito a Roberto. Pertanto questo è il modello che noi abbiamo, quello che sarà colui che ci porterà alla vittoria di questa tornata elettorale. Allora, ultimi due punti e poi lascio la parola all'attesissimo Roberto, che sta facendo un tour de force da stamattina. Noi perché siamo forti? Perché la Lega è radicata? Perché la Lega è un punto di riferimento in tutta la società? Perché noi abbiamo tre cose importanti. La prima sono i militanti, che sono un tesoro, che sono coloro che tutte le mattine fanno campagna elettorale nei gazebo tra la gente, sono coloro che non si fermano mai, sono coloro che portano nel cuore quello che Umberto Bossi ci ha detto. Punto 2, sono i giovani, che sono quelli che danno il calore, il cuore, che sono pronti a supportare tutti quelli che ci hanno insegnato qualcosa, i nostri padri. E sono con il loro modo di fare, con il loro essere fieri dell'essere piemontesi, essere padani, essere giovani, stanno portando avanti una grande battaglia. E punto 3, una cosa da non sottovalutare, sono gli avamposti che abbiamo sul territorio, tradotto le sezioni. Le sezioni sono fondamentali per il progetto Lega, perché le sezioni sono l'avamposto territoriale dei nostri dirigenti. Noi dovremmo avere una sezione per comune, noi dovremmo essere pieni di sezioni, noi dobbiamo continuare ad aprire sezioni sul territorio, ovunque, perché devono essere quelle gestite dai nostri militanti, dai nostri giovani, per andare a trovare l'interesse, per andare a trovare il nuovo militante, per andare a trovare il nuovo vicino di casa, per dirgli guarda, vieni nella nostra sede, vieni ad ascoltare quali sono i punti forza, quello che è il discorso di Roberto Cota, quello che è il progetto della Lega. Venite in sezione, per quello che è necessario aprire le sezioni. Infatti con Stefano Isaia, con i dirigenti del Movimento Provinciale, stanno aprendo moltissime sezioni, ne stanno aprendo tante. Una che poi in modo particolare a me fa piacere, perché è gestita dai giovani, sarà gestita dai giovani, è quella dell'Alta Langa. Giovani che sono riusciti a tirare su quasi 200 tessere, giovani gagliardi, giovani preparati, che hanno solo la voglia di vedere la bandiera piemontese sventolare sulla regione e soprattutto gestita e governata meglio. E questi ragazzi qua sono ragazzi che bisogna premiare, perché vogliono lavorare, tant'è che lo stesso segretario provinciale
parlando, Stefano, che arriva dai giovani, perché è stato coordinatore provinciale, e questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che la classe dirigente cresce, con il quale ho parlato e abbiamo detto sì, c'è stata una promessa da parte sua, da parte della dirigenza, che la sezione dell'Alta Langa verrà aperta. Io sono contento anche perché con Roberto gli ho parlato l'altro giorno e gli ho chiesto se poteva venire all'inaugurazione, che faremo a breve, dobbiamo fare prima di gennaio, perché le sezioni si devono aprire prima della campagna elettorale. Dobbiamo stare sul territorio, in avamposto, presenti con la nostra bandiera, con la nostra bandiera in mano, perché dobbiamo convincere tutti, è la battaglia storica, stiamo scrivendo una pagina della storia, nessuno si è lasciato indietro. E infine, ragazzi, concludo, io vi dico, guardando prima il filmato e pensando a quelle battaglie che abbiamo fatto insieme, il sogno che abbiamo avuto, che abbiamo dentro e che non è che è svanito, continua a essere qua, non pensate, continua a essere qua quel sogno. E adesso noi lo stiamo guardando, è un palmo di mano. Il nostro sogno è un palmo di mano, la possibilità di creare, di scrivere la storia, dove tutti noi dovremo essere protagonisti. Pertanto mi raccomando, ma ve lo dico con tutto, io spero di riuscirvi a trasmettere quello che sento, quello che sentiamo noi, di trasmetterlo con tutto il mio fervore, perché la battaglia è qui, alle porte, e noi dobbiamo vincerla. Con Roberto Cota, Piemonte Liber! Piemonte Liber! Viva Roberto Cota! Piemonte Liber!